sapevo nemmeno se avrei fatto questo video. Infatti oggi è giovedì 2 settembre, il video deve uscire oggi e mi sono presa, mi sono sforzata di prendermi questa mezz'oretta per girare e montare il video e poi caricarlo. Bentornati o benvenuti sul canale se passate di qua per la prima volta. Io sono Anna e questo è il mio canale, Il Tocco di Anna. Allora, oggi voglio parlare di capelli e soprattutto di oli per capelli. Perché faccio questo video? Perché mi è venuta l'idea di fare questo video. Qualche giorno fa, una mia amica mi ha detto, tutta contenta, di aver trovato l'olio di semi di lino al supermercato. Al che io gli ho chiesto dove questo olio di semi di lino fosse conservato nel supermercato, lei mi ha detto che si trovava tranquillamente nello scaffale degli oli, quindi si trovava tranquillamente in mezzo a tutto l'altro olio, a tutti gli altri oli per cucinare, c'era anche questo olio di lino, lei tutta contenta perché lo voleva usare per i capelli. Allora io gli ho detto: mi dispiace frenare il tuo entusiasmo, ma dobbiamo fare due chiacchiere, quindi queste due chiacchiere che ho fatto con lei oggi le voglio fare anche con tutte le mie amiche e i miei amici che tengono i loro capelli e che curano i loro capelli anche con l'utilizzo di vari oli. Partiamo subito dal fatto che l'olio di semi di lino soprattutto è un olio facilmente deperibile, quindi va facilmente a male. Quando si compra un olio di lino, anche quello alimentare, soprattutto quello alimentare, dobbiamo sapere bene dove andarlo a comprare, perché l'olio di semi di lino, essendo facilmente deperibile, si rovina facilmente, ha bisogno di essere conservato al fresco. Quando io vado a comprare l'olio di semi di lino in farmacia o in erboristeria, lo tengono conservato in frigorifero, perché l'olio di semi di lino deve avere una temperatura costantemente bassa, non deve superare mai il tot di gradi. Quindi un olio di semi di lino in uno scaffale del supermercato in pieno agosto, in piena estate, con il caldo di quest'estate, anche se nel supermercato c'è l'aria condizionata, comunque anche con l'aria condizionata nel supermercato si superano i 20, 22, 25 gradi, quello che sono, non è una temperatura da frigorifero. Quindi quando vogliamo comprare un olio di semi di lino dobbiamo accertarci che sia conservato nel modo più appropriato, quindi deve essere conservato in frigorifero. Se compriamo un olio di semi di lino, soprattutto in estate quando fa molto caldo, se dobbiamo tenerlo in macchina, magari dobbiamo andare a comprare il nostro olio di semi di lino e poi magari dobbiamo stare fuori casa 2 ore, 1 ora, ma anche mezz'ora, allora no, soprattutto in estate non compriamo l'olio di semi di lino, a meno che non abbiamo una borsa termica, perché l'olio di semi di lino ha bisogno di una temperatura costante. Quindi anche se andiamo a comprare in farmacia, in erboristeria, ma perché no, anche in un supermercato che lo conserva nel frigorifero, deve essere conservato nel frigorifero al buio, deve avere una bottiglia di vetro, quelle lì oscuranti, quindi quella lì scura, non una bottiglia di vetro chiara, non una bottiglia di plastica. L'olio di lino conservato nella bottiglia di plastica, anche no. Soprattutto se lo vogliamo utilizzare per la nostra salute, utilizzandolo per cucinare. Poi l'olio di lino, anche per cucinare, va utilizzato a crudo, quindi lo possiamo mettere su un'insalata, lo possiamo mettere a crudo sul pesce, sulla carne, da qualsiasi parte. Lo possiamo bere anche così, un cucchiaino di olio di lino 2-3 volte al giorno fa bene alla nostra salute, perché è ricchissimo di omega 3,
però deve essere conservato nella giusta maniera. Quando lo andiamo a comprare in piena estate, se il negozio dista due passi da casa, quindi lo prendiamo, lo portiamo a casa subito, ok, altrimenti o abbiamo una borsa termica oppure evitiamo di comprarlo, aspettiamo quando comincia a fare freddo, quando le temperature scendono sotto i 20 gradi, quindi andiamo a comprare il nostro, ma anche quando le temperature scendono sotto i 20 gradi, se lo dobbiamo portare in macchina con il riscaldamento, meglio tornare subito a casa, perché appunto è un olio molto reperibile, quindi è un olio che subito va male, subito si rovina, subito perde tutte le buone qualità, sia quelle per la bellezza dei nostri capelli, sia quelle per la salute del nostro corpo. Quindi quando vogliamo comprare un olio, qualsiasi olio sia, dobbiamo informarci bene delle caratteristiche di questo olio. Quindi questa mia amica, tutta contenta, aveva preso il suo olio di semi di lino al supermercato, pensava già di utilizzarlo sui capelli, pensava già di fare qualche ricetta per la salute del suo corpo, ma mi è dispiaciuto tanto, io adesso sorrido, ma mi è dispiaciuto tanto perché appunto un olio di semi di lino in pieno agosto nello scaffale del supermercato buttato lì tra gli altri oli non è buono nemmeno per cucinare. Questo supermercato aveva anche l'olio di cocco. Per l'olio di cocco il discorso è diverso. Quando andiamo a comprare un olio di cocco alimentare, il 98% delle volte è buono, il 98% delle volte è un olio spremuto a freddo, il 98% delle volte possiamo tranquillamente utilizzarlo sia per cucinare, che anche l'olio di cocco fa benissimo per la nostra salute, possiamo utilizzarlo per fare l'olio cooling della bocca, dicono che fa bene, dicono che fa bene per i denti, per varie infiammazioni, io non l'ho mai provato, però è una cosa di quelle che, perché no, magari un giorno inizierò a provare. Per l'olio quindi di cocco il discorso è diverso, perché anche se lo troviamo nello scaffale del supermercato, là in mezzo a tutti gli altri oli, al 98% il 98% delle volte abbiamo il 98% di possibilità che sia un ottimo olio di cocco. Certamente se ci informiamo un po' meglio, vedendo tutte le caratteristiche, magari facciamo una foto, ci scriviamo il nome, andiamo a cercare informazioni, recensioni su internet per capire anche come viene prodotto questo olio di cocco, se è un olio spremuto a freddo, se è un olio comunque che ha quelle caratteristiche per la salute e la bellezza dei nostri capelli. Perché anche lì, se andiamo a comprare un olio di cocco raffinato, un olio di cocco preparato con delle tecniche particolari, magari è buono per cucinare, perché viene molto impiegato l'olio di cocco nelle cucine etniche, nella cucina indiana, nella cucina cinese, ma se lo vogliamo utilizzare per i capelli oppure per fare l'olio cooling per la nostra salute, per bere un cucchiaino così, no, non è buono. Quindi anche per quanto riguarda l'olio di cocco, prima di prenderlo dallo scaffale nel supermercato, se ci informiamo un pochino sul brand che lo produce, facciamo la cosa migliore. Un altro olio che possiamo trovare al supermercato è l'olio di riso. Anche per quanto riguarda l'olio di riso, è buono sui capelli certamente, ma quando questo olio di riso è spremuto a freddo, quindi anche lì dovremmo vedere tutta la trafila, tutta la tecnica che utilizzano per preparare quest'olio di riso, perché comunque andiamo al supermercato, prendiamo il primo olio e ce lo spadasciamo in testa, nemmeno va bene. Discorso diverso per l'olio d'oliva. Quando noi andiamo a comprare un olio d'oliva extravergine, uno di quelli buoni buoni certificati, se ne utilizziamo un po' per i nostri capelli, possiamo tranquillamente utilizzarlo. Quindi quando vogliamo un olio per i nostri capelli dobbiamo vedere bene dove lo compriamo. Tornando al discorso dell'olio di semi di lino, non è detto che se noi lo andiamo a comprare in farmacia abbiamo un prodotto buono. Quando noi andiamo a comprare un olio di semi di lino dobbiamo vedere appunto dove lo tengono conservato, perché soprattutto d'estate, ma anche d'inverno, se abbiamo il riscaldamento, deve essere conservato in un luogo fresco, in frigorifero sarebbe il posto migliore. Se abbiamo una cantina, ottimo, una cantina è fresca, non è fredda come il frigorifero, ma è un posto fresco senza essere freddo freddo, quindi se abbiamo una cantina lo conserviamo
in cantina. Per quanto riguarda gli altri oli, io vi consiglio sempre, soprattutto quello come l'olio di argan, come l'olio di jojoba, di prenderli possibilmente da mercato eco solidale. Li sappiamo sicuro che sono spremuti a freddo, la maggior parte delle volte quando vengono dai paesi africani sono stati estratti con una lavorazione artigianale, perché vengono estratti, appunto, vengono preparate dalle donne della comunità. Quando andiamo a comprare un olio da mercato eco solidale, almeno di facciata, come dicono, io spero che sia veramente così, andiamo ad aiutare una persona, una donna, a mandare avanti la propria famiglia con il proprio lavoro, con l'estrazione, appunto, dell'olio di argan, del burro di karité, dalle materie prime, dall'olio di jojoba, dalle materie prime dei loro paesi. Quindi, quando vogliamo un olio per i nostri capelli, ancora di più un olio per la nostra salute, magari che vogliamo utilizzare perché è ricco di omega 3, perché è ricco di sostanze che fanno bene anche alla salute del nostro corpo, vediamo bene dove comprarlo, vediamo bene soprattutto come lo tengono conservato. Un consiglio che do sempre quando parlo di oli è: quando compriamo un olio, qualsiasi esso sia, che sia un olio pregiato come può essere l'olio di argan, che sia un olio meno pregiato come può essere l'olio, che ne so, l'olio di ricino, quello lì che troviamo anche in farmacia, non è che andiamo lì, prendiamo la prima cosa, tanto è olio di ricino, ecco, anche l'olio di ricino, andiamo in farmacia, cioè, quel tanto è olio di ricino. Io l'olio di ricino, piuttosto che comprarlo in farmacia, preferisco comprarlo da un sito di materie prime online, perché solitamente è meglio quello del sito online, preparato, conservato, inscatolato apposta per la cosmetica dei nostri capelli, per la cosmetica della nostra pelle, non quello in farmacia, che la maggior parte delle volte è tenuto in flaconi chiari e viene raffinato. Quindi anche se quello della farmacia lo possiamo utilizzare per uso interno, se lo dobbiamo utilizzare per uso interno andate tranquillamente in farmacia, ma se lo volete utilizzare per i capelli, per la pelle, per le unghie magari, prendiamo quello lì online, oppure quello lì da qualche negozio etnico che vende proprio l'olio adatto, appunto, poco raffinato, più ricco di qualità, perché appunto dobbiamo utilizzarlo sui capelli, dobbiamo utilizzarlo sulle unghie, sulla pelle e via dicendo. Quando andiamo a comprare un olio, che sia in un supermercato, che sia in erboristeria, che sia in farmacia, che sia online sul sito specializzato, preferiamo sempre quello in bottiglia, in contenitore di vetro. Il vetro, a differenza della plastica, mantiene molto meglio, evita che l'olio contenuto vada a perdere, deperisca subito e vada a perdere in fretta tutte le sue qualità e proprietà. Prendiamo sempre un prodotto che sia confezionato nel vetro oscurato, quindi che siano bottiglie fumée, che siano bottiglie verde scuro, prendiamo sempre, mai in bottiglie chiare, perché la luce va a rovinare la maggior parte degli oli. Certo, non tutti gli oli vengono rovinati dalla luce, ma la maggior parte degli oli. Questo consiglio, lasciamo un attimo da parte i capelli, questo consiglio ve lo do anche per la cucina. Quando utilizziamo l'olio d'oliva, noi quando compriamo l'olio d'oliva, che lo compriamo dal contadino dietro casa o che lo compriamo nel supermercato o online, l'olio d'oliva extravergine viene venduto in bottiglie di vetro scure, proprio perché anche l'olio d'oliva si rovina se esposto troppo alla luce. Molto spesso anch'io volevo comprare quei contenitori olio aceto per tenerli lì per condire l'insalata direttamente a tavola. Non ne ho trovato quasi nessuno che fosse fatto in vetro scuro, dovevo prenderlo di plastica scura oppure dovevo prenderlo di alluminio, perché in vetro scuro non ce n'erano, c'erano in vetro chiaro. Io vedo molti video su YouTube anche dove magari stanno preparando da mangiare, vedi quest'olio d'oliva contenuto in una bottiglia di vetro trasparente, lo rovina. Cioè, se io vado a
travasare il mio olio d'oliva, magari ho una bottiglia di un litro di olio d'oliva, lo vado a travasare in un contenitore, quelli là appunto per condire al momento sul tavolo, e lo vado a travasare magari una bottiglina da 400 ml bianca. Anche se io ho 400 ml, non è che io in un giorno vado a consumare 400 ml di olio d'oliva, ci metterò 2 giorni, ci metterò 3 giorni, una settimana, 10 giorni. In quel tempo, cioè trascorso 1 o 2 giorni, il mio olio d'oliva che tengo lì nella bottiglina chiara non avrà più le stesse proprietà nutrienti, le stesse proprietà benefiche che ha il mio olio d'oliva conservato nella bottiglia oscura. Se l'olio d'oliva poteva essere conservato in una bottiglia chiara, non subire deperimento, non subire perdita di qualità, di proprietà nutrienti, di proprietà benefiche, allora i produttori, i rivenditori, i brand non li avrebbero venduti nelle bottiglie scure, ma li avrebbero venduti tranquillamente anche in bottiglie trasparenti. Beh, questo era un fuori programma, diciamo che era un pochino hot dall'argomento dei capelli. Quindi, ricapitolando il tutto, quando vogliamo un olio, ma anche un olio alimentare, ma anche un olio per cucinare, se abbiamo un occhio di riguardo in più, come è conservato, come tenuto, quindi se è conservato in un contenitore di vetro, quindi in un contenitore idoneo, un contenitore oscurante, se è conservato per quanto riguarda gli oli facilmente deperibili ad alte temperature come l'olio di lino, se è conservato in frigorifero. L'unica accortezza, come vi ho detto, è quella dell'olio di lino, anche quando lo portiamo a casa, se lo andiamo a comprare a mezzogiorno sotto il solleone e lo vogliamo portare a casa e la nostra casa dista mezz'ora, un'ora da luogo dove l'abbiamo comprato, evitiamo, ci portiamo una piccola borsa termica così l'olio resta fresco, oppure evitiamo a casa, conserviamolo in frigorifero, se abbiamo una cantina, conserviamolo in cantina. Per i fortunati che hanno una cantina d'estate, oppure se d'inverno avete il termosifone molto alto in casa, quindi avete una temperatura molto alta in casa, e utilizzate olio per i capelli, il posto più fresco è la cantina. Magari fate un piccolo angolino giù in cantina e mettete tutti i vostri oli, che si manterranno sicuramente molto molto meglio, manterranno tutte le loro qualità, le loro migliori qualità, il più a lungo possibile. Per oggi è tutto. Io spero sinceramente di riuscire a mantenere il mio ritmo di video, 2 video a settimana, perché in questo periodo purtroppo non sto veramente male, la mia salute è peggiorata un pochino proprio in questi ultimi giorni, ho sintomi più pesanti e quindi non lo so, non sapevo nemmeno se avrei fatto questo video. Infatti oggi è giovedì 2 settembre, il video deve uscire oggi e mi sono sforzata di prendermi questa mezz'oretta per girare e montare il video e poi caricarlo su YouTube. E niente, io vi saluto, vi mando un grande bacio, perdonate il mio aspetto poco curato, ma come vi ho detto è un periodo un pochino pesante, devo anche fare l'ennè, devo fare il colore, ma non più che non avere voglia, non ho proprio la forza. Comunque, io spero che ci rivediamo lunedì, vi saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!